Partiamo caldissimi, non perdiamo tempo, raga. Hot, 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 hot. Per chi ha Spotify, mi dispiace. Per chi ha Spotify, mi dispiace. Per chi ha Spotify, mi dispiace tantissimo. Partiamo dal presupposto, oh mio Dio. Allora, partiamo dal presupposto che ogni 10 minuti, ve lo faccio vedere adesso, ogni 10 minuti l'album è così. Perché Kanye West lo continua a aggiornare. Quindi probabilmente durante l'ascolto ci ritroveremo in situazioni in cui saremo obbligati ad aggiornare di nuovo. Perché ogni 10 minuti lo aggiornano e quindi l'album scompare e ritorna. E adesso eccoci qui di nuovo. Ogni 10 minuti, cazzo, mi ha rotto il cazzo. Allora, un piccolo preambolo e poi partiamo subito. Kanye West dovrebbe doppare altre due versioni, altri due capitoli, non so come chiamarli. Questo è Vultures 1, ci sono altre due parti. E oltretutto abbiamo anche un album singolo di Kanye West da solo che dovrebbe droppare sempre quest'anno. Vi dirò, sincero, non ho aperto Twitter stamattina solo per vedere un attimo velocemente le reazioni della gente. Non ho visto reazioni super felici. Cioè nessuno ha detto oddio album dell'anno eccetera. Hanno solo detto finalmente Kanye West ha droppato. Non ho visto reazioni hype. Molti dicono addirittura mid. Molti dicono non lo so. A me non frega un cazzo di quello che dicono. Sapete come sono fatto io. Se mi piace, mi piace. Se non mi piace, non mi piace. Ve lo dico diretto. Questa è First List, prima impressione. Non l'ho ancora ascoltato. Raga, prepariamoci per l'avventura. Vultures, non c'è niente da dire. Ok, let's go. Non perdiamo più tempo. Partiamo subito. Prima canzone. Stars. Let's go. Ok. Tell them no way to for me. Pulling up drop top Porsche. This that glory. I'ma come through and just black. Fuck all that. Wow. Oh my god. Plug top shorty. Prima canzone, Stars. Siamo one. Non do voti, non voglio votare oggi. Non voglio votare. Però siamo 1 su... quante canzoni sono? 1 su 10, 12, quante canzoni sono? Siamo 1 su 16. Per ora per me siamo 1 su 16. Intro perfetta alla Kanye West. Mi piace il mood di Ti Dalla Sign. Che ha usato la voce un po'... Passatemi il termine. Alla Playboy Carti. Un po' sporca, un po'... Poi quando fa quel... Ok. Siamo 1 su 1 per ora. Seconda. Keys to My Life. Getting way too emotional, way too much time alone. Told a guy, looking at how far we come. I bought your first foster run. Guess we had an awesome run. And it always this way. Okay. Putting it all on display. Be always this way. Couldn't it all be so simple? I could have used info. In a Benzie with a Genzy getting gentle. If I gotta pay for it, I'ma drive it like a rental. Per me siamo 2 su 2. L'ultima penso fosse India Love. In chat mi dite anche voi che è India Live. India Love. Prime due canzoni. Sì, Timberland, la produzione bellissimo che dice Yesu su una produzione Timberland. Adesso mette le Yeezy, non più le Timberland. Cioè, per come l'ha giocata mi è piaciuta. Poi comunque Kanye West non è il lyricista dell'anno, per carità di Dio. Però comunque, torniamo al punto. Per me siamo 2 su 2. Incredibile. Cos'altro potrei dire? Niente. Allora, prima di tutto... Dalle prime due canzoni, ascoltando le prime due canzoni, vi dico, per quelli che dicono non mi piace, perché ho visto molti commenti mid, eccetera, non ascoltano Kanye West, perché è chiaramente frutto di un cervello malato. Solo la produzione, raga, solo la produzione. Poi mi piace il fatto che Kanye West è talmente fissato con le produzioni che lascia dei secondi vuoti in cui c'è solo la produzione. C'è solo la produzione. Quindi per me... Però, sincero, è un album che... Dalle prime due canzoni è un album che secondo me, se non ascolti Kanye West, non puoi capire. Terza, abbiamo Paid. Let's go. Wow. Oh mio Dio. Questa non si commenta nemmeno. Che devo dire? Wow. Cosa devo dire, raga? Niente, perfetto. Chiunque abbia letto Meet non l'ha ascoltato o probabilmente a Spotify, mi spiace. E siamo a 3 canzoni. Andiamo subito, non perdiamo tempo. Talking, let's go. You don't want no problem, you just...
Questa. Miss Westy, don't try to test me. It's gonna get messy. Once again, the clouds are gathering to release what they held in. Che vi devo dire? 4 su 16. Questo brano, secondo me, mia opinione secca e sincera, questo brano doveva essere l'unico singolo pre-album. Vulture è bellissima, quello che volete, ok, ma secondo me questa dov'è? Perché qua mettevi il meme per aver fatto cantare tua figlia ed era virale dappertutto, Miss Westy, ma poi quando apre la seconda parte della canzone, quando cambia tutto, ti senti fluttuare in aria, raga. Quando inizia a cantare ti dà la sign, ti senti fluttuare in aria. È come, avete presente il meme di quello che metti gli auricolari e fluttui? Vedi la tua anima che esce dal tuo corpo? Quando arriva ti dà la sign è quello che percepisco ogni fottuta volta. E comunque mettere ti dà la sign in un album così è un cheat code. È un cheat fottuto code. E comunque non starò qua a fare le mie solite teorie pazzesche, ma penso che anche questo sia un beef nei confronti di Drake, perché per fargli capire come si fa un album collaborativo, ed è per questo che ne fa 3. Però vabbè, è una mia idea. Prossima canzone, Back to Me. E se Back to Me è quello che mi aspetto da Kanye West, piango. We fell in love with you. Lo so già. È lei. Lo sapevo. Wow. High and low. And I can tell you one thing. Beautiful big titty, but naked women just don't fall up the sky, you know. Let's keep floating, let's keep moaning. Girl, I know that it ain't over. He took out all the ass, kept it natural. But that thing's too cool. I had to knock it crying tears and then made back and not the Toyota. Once it's over, then she dead and me get a whole memorial. Check it. I'm from the crack era. Red bone bitches, they came in like I'm a black checker standing. Allora, mi sento di doverlo dire. E penso che sia necessario. Penso che non serva dirlo in realtà. Però lo devo dire. Freddie Gibbs stava rappando come se dovesse pagare l'affitto arretrato di 12 anni. Freddie Gibbs ha fatto una delle strofe più belle che ho sentito quest'anno. On goal. Nigga was rapping like the rent is due. Like, fuck wrong with him. Mi dispiace. Mi criticherete per questo. Mi criticherete, non mi interessa. È riuscito a eclissare ti dalla sign. È riuscito a eclissare Kanye West, che in questa canzone non è il Kanye West nuovo, ma è il Kanye West vecchio, quello in cui la base spacca, dice quel cazzo che vuole, ha un mood un po' 808, non voglio esagerare, non voglio esagerare per fare confronti e cose, ma ha un mood molto 808 Kanye West. E sincero, Freddie Gibbs è riuscito a, sì, a eclissarli, me ne frega un cazzo, il termine è esagerato forse, ma li ha eclissati. La canzone è sua. Poi, piccola regressione per la strofa di Freddie Gibbs. Per chi non lo sapesse, io vi spiego anche più o meno da quello che ho sentito, primo ascolto, ha dissato la sua ex barra baby mama, non mi ricordo bene. La sua ex barra baby mama, per chi non lo sapesse, Freddie Gibbs ha una baby mama o comunque una, la sua ex, ma mi sembra baby mama, o forse è incinta del suo figlio, non mi ricordo, vabbè, poco importa, che è la sua ex. Infatti lui dice, I don't fuck with my ex like Elon, X, Twitter, Elon Musk, eccetera. E poi dice, stai dietro nella macchina di una Toyota a piangere quando potresti stare in macchina con me. Perché lei ha fatto un'intervista, che è andata su Twitter virale, anche su YouTube, in cui era nel retro di una macchina e descriveva la sua vita, descriveva gli aspetti più sessuali della sua vita, il rapporto che ha avuto con Freddie Gibbs, eccetera. E Academics lo prendeva per sfotterlo. Avevano fatto un botto di meme. Hanno insultato Freddie Gibbs perché dicevano che no, c'era la sua foto in giro che girava di lui che spread the cheeks. Allargava le sue allargava le sue chiappe e mandava le foto alle ragazze, cose simili. E quindi questa strofa, secondo me, è anche una sorta di vendetta per rispondere a tutte le critiche che gli hanno fatto riguardanti la sua ex, il fatto che la sua ex sia su OnlyFans, una pornoattrice, una escort, tutto quello che volete, che l'abbia criticato, che ha detto che fa cose strane, eccetera. Quindi secondo me questa strofa era proprio per liberarsi di tutto il peso che aveva, perché non ne aveva parlato finora. Ora, prossima canzone, comunque siamo 5 su 5, senza discussioni. Prossima abbiamo Hood Rat, andiamo. Scusatemi, la faccio ricominciare poi. Però Kanye West, adesso non l'ho ancora partita, non so dirvi se è fantastica o non lo è, però voglio dirvi solo una cosa. È l'unica persona che riesce a usare il titolo della canzone come beat. È già partita e sento Hood Rat, so già che in qualche modo lo trasformerà in un beat. Però andiamo.
Oh, madda. Cosa dovrei dirvi? Per chiunque abbia detto che questo album è mid, non ascolta Kanye West. Raga, mi sento di dirlo, non esagero mai così tanto. Siamo a 6 canzoni album dell'anno, perché c'è ogni fottuto pezzo di Kanye West in questo album. Comunque no, sincero, in questo album c'è tutto quello che Kanye West. E sincero, aggiungere T Dolla Sign è come se tutti cucinassero la pasta e non ci mettessero il sale. T Dolla Sign è il sale. Il suo ultimo album si chiama Fit T Dolla Sign, perché T Dolla Sign nei fit è indistruttibile. Per il momento vi dico album dell'anno, perché questo album qua, conoscendo Kanye West, tra una settimana verrà modificato. I suoni miglioreranno. Aggiungerà cose, aggiungerà strofe, aggiungerà fit, aggiungerà cose. E questo album non può che migliorare, perché non è un progetto finito. È Kanye West, raga. È Kanye West. Questo è album dell'anno, perché questo non è finito ancora. A me dispiace perché viviamo in Italia e non capiscono. Adesso la sto esagerando magari, però il fatto che io arrivi su Threads e magari lo fai per avere like, ma tu mi dica che questo album è mid. Poi magari le prossime 10 canzoni fanno schifo e quindi ok, è mid. Quindi magari le prossime 10 canzoni sono mid e quindi fa schifo, ok. Ma per come sta andando, no, no, no. Prossima, Do It, let's go. Taste a whole hunt, my bitch, a bitch. Spending all this money like it's free. Oh my god! Go home, she refuses. Hit it off the chair, by that pussy pulling. Oh my god! Chiunque abbia mai detto che questo album è mid, chiunque dirà che questo album è mid, prima di tutto è un Gemitaiz, riportiamo il nostro motto. E oltretutto, non ha mai ascoltato musica. Ascolti della gente che fa cose su delle basi magari, ma non hai mai ascoltato musica. Questa è musica. E se tu dici che questo è mid, non capisci niente. Non capisci niente. Prossima, Paperwork. Andiamo. Let me get my paper right. Pausa. Lo vedo, vedo che state scrivendo tantissimi. Non sono il tipo che critica, che giudica, che fa queste cose subito d'impatto, ma per me. E sapete che io sono un Drake stan? Meglio di For All The Dogs. Chiaro. Sono un Travis stan, un Travis Scott stan. Si chiama Jack Travis, come me. E sono quasi tentato, devo ancora finire, eh? Sono quasi tentato dal dire che forse lo preferisco addirittura a Utopia. Ma sapete perché vi dico da che punto... Ok, mettiamolo così, non dal punto di vista di suoni, di album, eccetera. Dal fatto che Utopia è più commerciale. È più commerciale, raga. Utopia è molto più... Utopia non è il vero, che... non è il vero Travis Scott. Perdonatemi, ma è la verità. Non sto... Adesso non lo so, devo ragionarci su questa cosa. È uno schizzo che mi è venuto improvviso. Sono emozionato, lo sto ascoltando adesso. Però in Utopia non è tutto Travis Scott. Cioè non è 100% Travis. Quevo. Questa, non in futuro, adesso è virale su TikTok. Paperwork, adesso, non vi dico domani, dopo, adesso è virale su TikTok. Adesso, è un album della Madonna, non me ne frega un cazzo di quello che c'è. Album dell'anno, fanculo, non voglio sentire niente, album dell'anno. Siamo a 9 su 9, non lo so nemmeno più, 8 su 8, è l'album dell'anno. Burn, andiamo. Alla quinta canzone, penso, alla sesta. No, alla quinta o alla sesta, ho detto che questo album mi ricorda il vecchio Kanye West. Nessuno può venire a dirmi che Burn non è perfetta per essere messa in un qualsiasi album
di Kanye West, precedente di Kanye West. Anche il suono di Burn, il suono, anche il come è stata... Ora, abbiamo Fox Home. Allora, Fox Home, io ribadisco, io ho sentito i concerti live che ha fatto. Questa era quella che era più virale, perché c'era anche il video di Bianca che ballava con una tipa, eccetera, eccetera. Però non l'ho mai sentita in qualità. Ho cercato di evitare di sentire qualsiasi canzone, tranne Everybody l'ho sentita un botto di volte. Tutte le altre non le ho sentite apposta, perché volevo godermi l'esperienza dell'album. Quindi adesso partiamo subito con Fox Home. Wow. We coming down swerving. Flame, baby, you on fire. Flame, baby, you on fire. Micidiale. Carti ha fatto un ritornello incredibile. Travis, sincero, Travis poteva limitarsi a fare questo e sarebbe stato ancora... Qua. Travis poteva limitarsi a fare questo pezzo. E non ho più niente da dire, raga, veramente, non so. Raga, se... Non lo so. Prossima è Vultures, la conosciamo tutti questa. All eyes is on me. Won't tell you that I keep some hoes with me. Asking for my gun when I'm in Cali, nigga, this your city. Why you DM my bitch? I got like moving link. You think she was Cardi? Gang leaders with me all times. Inches with the trenches. Fuck it, I scratched another nigga. Woman up off my checklist. Mi sento di dover dire che nell'album è perfetta. Come singolo era fantastico, però non ha avuto l'hype giusto. E canzone presa a sé, totalmente a sé, era bella, bellissima, ma secondo me a sé era un po' così, nell'aria. E l'album è perfetto. Prossima, Carnival. This the Game of Thrones, easing out the clones. Gotta make a drink the yarn. Now I'm Ye Kelly, bitch. Now I'm Bill Cosby, bitch. Now I'm Puff Daddy Rich. She ride deep like a carnival. Been over having flashbacks, she gon' heat me up like a carnival. So good, she honorable. She ride deep like a carnival. I don't need the impossible. Go. First listen. Prima impressione. È la mia canzone preferita. Non è una canzone. Raga, voi avete immaginatevi un concerto live di Kanye West in cui parte questa. In cui parte questa e tu sei lì, nell'arena, nello stadio, quello che vuoi. E appena parte senti solo questo. E tutto il pubblico insieme. Raga, non so se ci rendiamo conto. Questa canzone qua è un inno. Io non so cosa dire. Questa canzone qua è la mia preferita. Penso che sia la mia canzone preferita degli ultimi 2 anni. Non voglio esagerare, raga. Quest'album mi sta facendo dire cose che non voglio dire. È incredibile. No! Ha messo quella con Chris Brown! L'ha messa! Oh mio Dio. Oh mio Dio, ho già paura. La prossima abbiamo Beg Forgiveness. Allora, il titolo è Beg Forgiveness e mi metti Chris Brown. La canzone è Beg Forgiveness. Imploro il perdono. E mi metti Chris Brown? Mi metti Chris Brown in una canzone che si chiama Imploro il perdono? Oh mio Dio. You've gone too far. Oh mio Dio. Hope he cried and begged forgiveness of me. You should beg forgiveness. Raga. Questa? Sto cercando le parole giuste, raga. Questa è quella che se non sei cristiano ti fa convertire. Questa è quella che se l'hai tradita, gliela mandi ti perdona. Questa è quella che se sei... Questa è... Sai cos'è? Ok, ce l'ho. Questa è quella che
se Young Thug riproduce in tribunale, lo liberano. Ma la cosa più crazy, che secondo me la gente non ragiona, al di fuori delle battute, corrette, adesso se Thug la mette in tribunale lo liberano. Lui sta chiedendo scusa con questa canzone, raga. Lui sta chiedendo scusa per tutto ciò che ha fatto con questa canzone. Quello che sto per dire è quasi blasfemo, quello che sto per dire. È quasi, è veramente un... Mi dispiace, spero... È una metafora, quindi spero che sia interpretata. Però, Kanye West, se devi insultare popolazioni e fare cazzate per droppare poi uno scusa come questo, mi fermo qua, non voglio andare avanti con la frase. Però avete capito cosa voglio dire. Raga, ma che cazzo è sta canzone? Raga, ho ancora la pelle d'oca, ancora i brividi. Raga, queste due, Carnival e Beg Forgiveness... Non so cosa gli è successo a Kanye West, ma ha esagerato. Andiamo alla prossima. Good. Don't die. Io penso che questo sia il suono che senti quando arrivi in paradiso. E la cosa più complessa di questa canzone è che il beat è veloce, il beat accelera il tuo battito cardiaco. Il beat accelera il tuo battito cardiaco. Però le voci sopra lo abbassano. Raga, dopo Vultures stiamo affrontando qualcosa che non riesco a descrivere. La prossima, Problematic. Siete tutti carichi per Problematic, so già che piangerò. Problematic, let's go. I feel like I be the murder. The trend, and we in this bitch again. Time to get rich again. Throw your motherfucking hands. New abs, she dropping fast. It's time to come up. Blackout. It's looking like a reference. Don't I make the rules like a referee? Wives too, just at different times. Picture this, if every room got a different bitch. Mi sta lasciando senza parole. Io, raga, non so più cosa dire. Mi dispiace non riuscire a darvi la reaction classica che vi do con dettagli. Non riesco. Cosa posso dire? Le canzoni si descrivono da sole. Mi dispiace, ma non riesco a dire niente. Ultima canzone, abbiamo King. Questa penso che sia una delle outro migliori di un album. Introdurre la canzone dicendo pazzo, bipolare, antisemita. Però sono ancora il re. Che gli possiamo dire? Ha mentito? Dopo che ascolti tutto questo album, puoi dire, nah, non è vero. D'accordo con te, Twitter. Dopo oggi il resto della musica non ha rilevanza. Kanye West ha fatto un capolavoro. Ma sincero, se i prossimi due volumi droppano tra 20 anni, tra 6 mesi, cioè adesso ci ha dato qualcosa con cui aspettare. Quindi anche se dovesse droppare a dicembre, abbiamo questo. 16 su 16, capolavoro, masterpiece. La mia parte preferita, non so, è rischioso da dire, ma per successione da Vultures in poi, quindi Carnival, Beg Forgiveness, Good, Problematic e King... del mondo. E spero che annunci una data in Italia. Se non annuncia una data in Italia, ovunque farà una data in Europa, sia raggiungibile per me, sarò lì. Poi è per le mie corde questo, però è talmente bravo che tutto quello che fa viene eliminato. E lui potrebbe... Ci sono dei limiti, vabbè. Ci sono cose che comunque gli devi perdonare. Non puoi perdonargli, gli devi perdonare. Se poi il capolavoro che fa è questo, lasciamolo vivere. Che poi la mia opinione è che se Kanye West fosse lasciato totalmente in pace, molte delle sue reazioni non le avremmo. Però è incredibile. Questo album è incredibile. Non riesco a dargli una valutazione, ma è sicuramente album dell'anno. Uno dei migliori album degli ultimi 2-3 anni. A me fa impazzire. Mi fa impazzire. E non sto parlando di Kanye West persona adesso. Mettiamo in pausa Kanye West persona. Sto parlando solo unicamente di questo album, di questa musica, di questo dono che ci ha fatto. L'attesa ne è valsa la pena. Penso che tutta l'attesa ne sia valsa la pena. Penso che ci abbia dato qualcosa che è un capolavoro. Mi sento di poter dire che è un capolavoro. Quest'ultima parte mi ha lasciato senza parole, non so cos'altro dire se non è un capolavoro. Raga, per chi ha guardato il video, like, commentate sotto cosa ne pensate dell'album. Voglio un giudizio, se potete, sotto nei commenti voglio un giudizio su questo album. Se siete d'accordo con le take che ho detto,
magari qualcosa esagerato, per, allora, vi dico qualcosa magari posso aver esagerato perché sono preso dall'emozione di un album fantastico, però per me è album dell'anno chiaramente quest'anno. Spero che sia piaciuto anche a voi. Mi dispiace nell'ultima parte della reaction essere stato zitto, ma ero senza parole. Sono confuso, raga, non riesco a andare. Dicevo, iscrivetevi al canale, mettete like, campanella per rimanere attivi. Incredibile, masterpiece. Detto questo, raga, chiudiamo sia la live che il video. Quindi salutate tutti YouTube. Masterpiece, raga. Masterpiece. È stato un piacere. It's Jacquees. And peace out. Let's fucking go.